Tu non sai quanto ti amo io. Davvero non mi inganni? No, non ti inganno. E mi amerai, anche fra un anno, sempre. Malgrado tutto, mi amerai. Ti amerò sempre, Antonio. Perché dovrei cambiare? Sarai sempre il mio sposo per me. Cosa avete detto? Ma se un passo fa lui e un altro ne fa lei, perché non dovrebbero andare d'accordo? Va bene, signor notaio. Sì, salite, salite. Ah, guarda che sta venendo il signor Puglisi. Dice che deve parlarmi. Hai sentito, Rosario? Ah, e smettila di tormentare quei poveri santi. Ho fatto bene ad alzarmi presto questa mattina. Il signor Puglisi mi ha telefonato e mi ha detto che Antonio non si comporta bene, che le cose fra Antonio e Barbara non vanno affatto. Avessi sentito con che voce mi ha detto che vuole parlarmi. Signore, aiutaci. Tu cosa gli hai risposto? Oh, che sono qui ad aspettarlo e che passando dal tabaccaio mi prenda due sigari, dato che mia moglie questa mattina se n'è dimenticata. Il tempo di pensare a queste cose. Cosa vuoi? Che mi vesta a lutto perché mio figlio fa il gallo con sua moglie? Sta a vedere, lui si diverte a grattarsi e io mi prendo le sue pulci. E poi mio figlio ha sposato una donna che gli piace. E fa bene ad amarla finché gli piace. Mi sembra una cosa abbastanza evidente, no? Se sua figlia piace a mio figlio, lui non se ne immischi. Si sono forse sposati con l'acqua dell'insalata. Padre figliuolo, Spirito Santo, ma cosa dici? E allora, cosa vuole? Lo sapeva che mio figlio era un uomo, con tanto di... No? Madonna Benedetta, aiutateci. Ma di che hai paura? Non lo so, ma è meglio quando queste cose non accadono. Oh, Rosaria, non mi saccare, vai, va. Vuole entrare, no? Cosa aspetti? Lo lasci fuori dalla porta. Prego, si accomodi. Buongiorno. Si accomodi, è in casa sua. Mio marito lo aspetta. Rosa, metti a posto quel quadro di Sant'Agata. Sì, brava, rimetti Sant'Agata al suo posto. Adora i santi. Avete portato i sigari?